Allora, buongiorno, siamo a Caffè San Carlo con i maestri Paolo Ventriglia e Lorenzo Ripieri, autori allora, di una mostra che la mostra fatta di convivio da Prosit da Peppone, praticamente è stato un grande pranzo perché in effetti è un grande chef. Il onore del regista Marco Ferreri, ispirati a Marco. Però noi volevamo parlare del convivio, però poi in effetti, visto che noi siamo anche patafisici, allora io mi sono tenuto in dovere di portare il catalogo di Mario Persico, che fa la mostra alla Casina Pavendeliani sul Lago Fusara a Maglia, e in più Dialogue, una rivista che viene di Maurizio Esposito, che in genere sul web, però poi alla fine si fa un secondo cartaceo che parla del velo in Iran, quindi contro la repressione in Iran, eccetera eccetera. Però noi, visto che volevamo anche quindi parlare delle cose nostre e locali, praticamente ci siamo inventati. Beh, c'è una macchina che sta transitando qui, allora, troppo di casa. Allora, della patafisica, possiamo parlare della patafisica nella vita quotidiana. Allora, noi in questo caso parliamo del convivio, quindi prima il simposio di Platone, poi il convivio di Dante, e alla fine siamo a Caserta. Cosa c'è di patafisico a Caserta? Ecco, passiamo la parola a Lorenzo Rivello, uno degli artisti espositori. Maestro Rivello, cos'è la patafisica? Scusi, maestro. La patafisica diamo una, è una definizione una, semplice di. Vabbè. Se è possibile. È la soluzione la scienza delle soluzioni immaginarie. È una corrente artistica. Okay. Vabbè, che cominciata negli anni 900, inizio 900, con Alfred Jarry, continua un suo percorso parallelo a tutte le altre. Sì, maestri, poi c'è stato Guénot, c'è stato Umberto Eco, poi c'è stato, insomma, c'è stato un sacco di gente, grandi intellettuali che hanno partecipato. Allora, in realtà mi era stato chiesto di scrivere qualche cosa sul convivio di questa mostra, per la mostra e per questa scena, che doveva essere un po' una rievocazione di questo, più del convivio, del simposio, perché il convivio è rimasto un'opera letteraria, il simposio invece era un fatto concreto, filosofico. Per la verità avevo cominciato a scrivere qualche cosa, poi ci sono stati due episodi che mi hanno bloccato in realtà, e poi ieri sera in questo simposio la cosa, ha preso una dimensione completamente diversa, cioè quella della patafisica, perché se abbiamo assistito a questo intervento del ministro della cultura, che addirittura ha fatto di Dante il promotore del pensiero di destra che è arrivata ai nostri giorni, qualcuno ha cacciato fuori un'immagine della bretella di San Leucio con dei pali messi al centro del marciapiede. È evidente che siamo già nel mondo della patafisica, non c'è bisogno di chissà quale. Avete accostato Dante. E allora questo convivio è diventato un'operazione patafisica, cioè patafisica aiutata soprattutto dal menù e dalle prelibatezze che ha preparato Peppe, cioè no, la e dagli Peppe. Stessi personaggi che, e chiaramente che hanno, dagli stessi personaggi, ovviamente. Quindi è stata un'operazione comunque positiva in questo senso, in cui la cultura rimane all'interno di questo nostro ragionamento. Noi cerchiamo di sfruttare tutte le occasioni, e questa ne era una di queste occasioni, e l'abbiamo portata avanti, devo dire la verità, con gusto.
certo. Con mucho gusto. Vabbè, insomma, le pietanze erano di vostro gradimento. Di altissimo gradimento e di altissimo livello. Va bene, allora niente, quindi Dante e la bretella di San Leucio, avete fatto questo accostamento patafisico? No, sì, perché oramai sì, nel momento in cui abbiamo scoperto che Dante che è di destra, Boccaccio di sinistra, un po' ci ha lasciato. Al di là dei pali della luce per si accendere il marciapiedi, che non può passare nessuno. No, già la bretella... un altro... figura emblematica, una specie di figura mostruosa che dicono che forse fosse la figura, la scultura di Ferdinando di Borbone, addirittura. Cioè, è stato detto qua anche siamo questo. Nella, non nella patafisica, ma siamo proprio nel surreale, nella surrealismo, nella, nella metafisica. Nella patafisica, siamo nella metafisica, pane e patafisica, ma il resto è tutto metafisica. Va bene, allora aspettiamo i commenti di questo intervento che sarà poi pubblicato sul canale YouTube. Va bene? Infatti, no. Senza copyright. Senza copyright. Tra parte le opere, i lavori esposti, eccetera, eccetera. Carmine Positivo, uno degli artisti. Possiamo citare, insomma, che abbiamo la liberatore per poterlo citare. Ha fatto una serie di cornicelli, come si dice, quelli portafoglio. Di varie dimensioni. Di varie dimensioni per tutti i gusti. E quindi per portare bene a tutto il re, perché qua noi sappiamo che il simbolo del corno ha una derivazione fallica. Sono anch'io il corno di mi ha donato Carmine. La città che non si vergognava di dire certe cose, no? Qua oggi col cattolicesimo siamo fregati. Oggi da un po' di tempo a questa parte, vabbè. Sì. Ok, un saluto ai maestri, senza nulla pretendere, fateci sapere, abbiamo detto tutto, a presto, e ho detto tutto, ok, arrivederci. Ciao.